Se fosse un film di Sergio Leone sarebbe uno stallo alla messicana. Da una parte il gruppo territoriale 5 Stelle, dall'altra il coordinatore provinciale, in mezzo un assessore indicato e formalmente in giunta sì, ma non riconosciuto dai suoi, tanto da dover rimettere le deleghe nelle mani del movimento. Le riunioni degli ultimi due giorni per provare a ricompattare il centro-sinistra barese non hanno ancora sortito effetto. D'altro canto, una rimozione di Raffaele Diomedio dall'esecutivo apparirebbe adesso come la sconfessione piena dell'operato del coordinatore a Raimondo Innamorato, specie si è accompagnata dalla nomina di Antonello Delle Fontane. Papabile della vigilia è arrivato ad annunciare l'appoggio esterno all'amministrazione in un duro j'accuse. Viceversa, portare all'estremo la prova di forza finirebbe per mettere fuori dal recinto i due consiglieri dissidenti, con l'effetto però di non avere più rappresentanti in aula Delfino e quindi neppure i numeri per un assessore, a meno che il punto di caduta non sia un terzo nome indicato congiuntamente da entrambi i fronti, che però non si trova. Se è per questo, neppure il PD ha smesso di masticare amaro. Il segretario cittadino riunirà i suoi all'inizio della prossima settimana. L'ultimo consiglio si è chiuso con un nulla di fatto, ma servirà a serrare i ranghi per eleggere il presidente della massima assemblea cittadina. Il sindaco Vito Leccese si era persino spinto a indicare il profilo del civico Romeo Ranieri, quota con, ma poi ha scelto la strada del rinvio e non quella della conta. Inevitabile però al ritorno in aula a settembre.